Radio Cani sta andando verso Santander. Ciao bimbi, come state? La mia vacanza sta terminando, purtroppo non sono molto felice di tornare in Italia, però quest'anno le vacanze sono già finite, uffidi! E noi stiamo andando a Santander e adesso sto in una galleria lunga. Allora, che vi racconto, piccolini? Che questa è la mia ultima tappa di ritorno e noi dalla Casiglia León, dove vi ricordate dominava il giallo, che mi hanno detto che si chiama Amarillos, noi andiamo di nuovo verso il verde della Galizia, un verde di montagne. Pensate che pur essendo agosto abbiamo trovato tantissima nebbia. Lo vedete il cielo come è? E il cielo è grigio, però no perché non è bel tempo, meno perché ci sta la nebbia. Allora, piccini miei, ieri dove sono stato? Che forse non ve l'ho raccontato, sono stata a Burgos. Burgos è una città, muy carina, con una cattedrale molto molto grande che è fatta sullo stesso schema della cattedrale di Parigi, però è un tardo gotico, un po' troppo ricco, tanto ricco. È una cattedrale grandissima e c'è anche una parte sotto in cui tu vedi tutte le trasformazioni della cattedrale. Poi Burgos tiene anche un castillo, il castillo di Burgos, e tante altre chiese, tutte in stile gotico. Ricordatevi bimbi, Castiglia e León è un territorio di chiese gotiche, mentre la Galizia è un territorio di chiese romaniche. Vi ricordate molto bene, penso, la differenza fra gotico e romanico, vero? Il gotico viene dopo il romanico. Il romanico parla del pueblo, cioè di un momentito in cui le persone, dopo l'austero medioevo, iniziano a stare un po' meglio, mentre il gotico è lo stile della borghesia, è lo stile dei pieni e dei vuoti verso l'alto, nel momento dell'elevazione. Ok bimbi, è molto importante che voi impariate certe cose, poche ma le dovete imparare. Adesso noi andiamo a Santander e finalmente rivediamo l'oceano. Ci è mancato tantissimo a Castiglia e León l'oceano, perché le città erano belle, però a chi tiene un'altra energia, muy bella, con le montagne, tutto è verde, alberi alti e tanti, un piccolissimo asinello sulla mia sinistra, i ciuchini, poi ci sono di nuovo le pecore. Tutto questo tempo vedevo soltanto tori e mucche. Mi hanno detto che sono mucche anche queste. Oh, io riconosco molto bene la differenza tra mucco e pecora, però va benito comunque. Ora vi saluto e vi mando tanti baci e raccontatemi dei vostri viaggi, così io posso, sapete fare cosa? Delle puntate personalizzate con i vostri viaggi. Scrivetemi e parlatemi su Radio Cani. Ciao bambini, per adesso vi dico una cosita, questi video sono provvisori, quando torno a Roma io faccio dei video migliori con sopra anche le immagini dei posti che ho visto. Vi piace come idea? Secondo me è un'idea muy bonita. Un abbraccio grandissimo da Radio Cani a tutti i bimbo dell'Ost Mondo. Ciao.